Francesco Cremona, in rappresentanza di quelle che sono tre liste civiche che hanno intrapreso l'iniziativa di prendere le firme per una maggiore sicurezza del territorio di Minturno e per una, diciamo così, regolamentazione di quello che sono le presenze qui sul territorio. Tre giornate di raccolta firme alle 10, spiegaci bene il perché e soprattutto chi è che organizza tutto ciò. Allora, sono tre date, il 13, il 20 e il 27, di fronte alle 10 in prossimità del Lido Oriente, raccogliamo le firme, le tre liste, la lista Calasso, la lista con noi donne e la lista di Pino Russo. Nella realtà il problema della sicurezza è un problema che noi ci stiamo ponendo da oltre 2 anni. Infatti abbiamo un cartello dove sono riassunte le nostre iniziative, quindi non è un'iniziativa estemporanea. Iniziative che sono nate all'inizio col problema del furto a casa mia, che ovviamente mi ha scosso molto mia moglie, ma nella realtà non è solo questo. Il problema è che veramente questa mancanza di sicurezza sta creando dei problemi anche alle afferenze a Minturno e un pochettino a tutti i cittadini. Io faccio due esempi importanti. Uno di cui posso dare contezza assolutamente, un maresciallo dei Carabinieri che è stato a luglio qui da noi. Ha detto che avrebbe riportato ai suoi superiori un dialogo ascoltato tra due ragazzi. Il dialogo era: non ti preoccupare, qua si può fare quello che si vuole, non ci sono controlli. E l'altro è lo stato di fatto, la realtà di un grosso ex manager di una multinazionale americana che aveva deciso, lasciando la villa a Roma, di venire a passare la sua vita a Minturno, portando con sé suo figlio, facendolo studiare qua, e ha deciso di andarsene. Allora, queste sono sconfitte e non sono accettabili praticamente. Si può e si deve fare qualcosa, non ci possiamo trincerare dietro la mancanza di personale, la mancanza di soldi, troviamo delle soluzioni. Sulle pagine nazionali si parla di lotta ai Vucumbra, lotte di razza. Non è questa una lotta di razza, ma è una lotta per avere maggior sicurezza sul territorio. No, infatti è una lotta di regole. Allora, per esempio, l'accattonaggio non è previsto praticamente. Chi ha la licenza per essere venditore ambulante, ben venga, è un piacere aiutarlo anche nel suo vivere quotidiano. Ci vogliono però delle regole, perché se non ci sono le regole, passa questa voce, come abbiamo scritto negli articoli del giornale, che Minturno è il paese di Bengodi e verranno sempre qui maggiore delinquenza. Non possiamo fare la fine di Mondragone, questo è il discorso. Ma non potete non rendervi conto, e io sono napoletano, che questa cittadina sta decadendo piano 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 fino a questi livelli molto molto bassi praticamente. Questo è il discorso.